dicevamo, è andata bene anche all'Atalanta, Niccolò, contro il Valencia. Il Valencia che ha battuto a Stamford Bridge il Chelsea, ha battuto l'Ajax in casa. Sì, altra squadra che si è qualificata, non diciamo per caso, perché per caso non succede mai niente, ma si è qualificata, come ha detto Rodrigo, cos'è che ha detto Rodrigo a fine partita? Lo vogliamo sentire. Lo vogliamo sentire, cos'è allora, detto Rodrigo? Allora, ripartiamo proprio da Rodrigo. Contro l'Ajax. Vabbè, la traduzione è facile, no? È su un milagro, è un miracolo. E potrebbe dirlo un po' anche l'Atalanta dopo quello che è successo, con le tre partite perse all'inizio e poi si è riuscita a qualificare con lo Shakhtar. Ma c'è anche un'altra particolarità che riguarda l'allenatore del Valencia. Ne avevamo parlato e torniamo a riparlarne proprio per far capire anche l'ambiente che c'era nel momento in cui lui è arrivato al Tranquillo, Valencia. No, adesso è tranquillo, però è la prima giornata di Champions, avevamo fatto vedere appunto queste immagini della conferenza stampa di Celades, che era il nuovo allenatore del Valencia, che era appena arrivato perché era stato esonerato Marcelino esonerato nonostante la semifinale di Europa League dell'anno scorso, perché c'erano degli attriti tra direttore sportivo e Presidente, non entriamo in questo argomento, entriamo nell'argomento della conferenza stampa di Celades, dove i giocatori non si erano presentati. Di solito in conferenza stampa prepartita in Champions va l'allenatore e un giocatore, non si erano presentati per protestare appunto nei confronti dell'esonero di Marcelino. Adesso la situazione è rientrata, Celades sta facendo un ottimo lavoro, però non era iniziata benissimo la sua Champions.